Cominciamo. Buonasera a tutti e tutte. Grazie per essere qui con noi alla prima presentazione ufficiale di un libro appena uscito, Deleuze, filosofia di una vita, a cura di Filippo Domenicali e Paolo Vignola, che sono qui alla mia destra Paolo Vignola e alla mia sinistra Filippo Domenicali. Io sono Sara Baranzoni, farò da moderatrice e introduzione di questa presentazione. Immagino di essere stata chiamata a presentare in quanto responsabile di una rivista che è nata ispirata al pensiero di Deleuze e si chiama La Deleuziana, che Paolo Vignola ha fondato assieme a me. Quindi ci muoviamo e Filippo appunto è stato anche una delle persone che ha ispirato il percorso di questa rivista. Quindi diciamo che ci muoviamo perlomeno su questo tavolo tra specialisti di questo autore, specialisti ciascuno di noi da un punto di vista e una traiettoria differente che poi avremo poi occasione di approfondire in seguito, ma ci muoviamo in particolare nel tentativo non tanto di giustificare quanto di dare senso a un'operazione che può anche essere vista diciamo in termini contraddittori. In che senso? Beh, innanzitutto è necessario comprendere che necessità, che bisogno ci sia oggi nel 2023 di un'opera come questa, che è diciamo una biografia, ma non una biografia in senso classico del termine, una biografia concettuale, una biografia filosofica di un autore che è chiaramente ormai diventato un riferimento importante, no? nella filosofia contemporanea. Di che autore stiamo appunto parlando? Stiamo parlando di Gilles Deleuze, di cui appunto nel 2025 ricorreranno i 100 anni dalla nascita. Deleuze, un autore particolare, a lungo quasi espulso dalla filosofia contemporanea in quanto portatore e in grado di esprimere uno stile di scrittura, di pensiero e di argomentazione filosofica un po' diverso da quello che fino ad allora era stato considerato il canone. Un autore che quando noi abbiamo cominciato a studiarlo nel nostro percorso accademico universitario non era tra quelli appunto che venivano consigliati agli studenti, non era tra quelli più frequentati, ma comunque cominciava a destare tutta una serie di curiosità e di interessi, tanto poi da essere entrato un po' alla volta in un discorso che ha trasceso addirittura anche la filosofia, no? Deleuze è un autore che forse, mi azzarderei quasi a dire, è stato letto e utilizzato ancor prima fuori dalla filosofia e anche grazie al fuori della filosofia è poi in qualche modo riuscito ad imporsi all'interno della filosofia, o perlomeno del canone e della storia della filosofia che, vale la pena dirlo, a Deleuze importava poi fino a un certo punto. E qui abbiamo un secondo nodo, no? Rispetto a questa operazione di costruire una biografia su barra di Deleuze. Deleuze non avrebbe voluto una biografia. In che senso? Deleuze era un autore che aveva una relazione molto particolare con la storia della filosofia, dopo avremo sicuramente occasione di approfondire questo punto, ma in ogni caso non avrebbe amato essere incluso in questa storia della filosofia come un autore di cui parlare sul quale appunto fare discorsi, un autore da categorizzare, un autore appunto da mettere all'interno, no, di un sistema filosofico organizzato e organizzatore. Quindi appunto perché fare la biografia di un autore
che non amava le biografie e che non avrebbe appunto voluto essere inserito in questo tipo di schematizzazione. Beh, innanzitutto perché questo libro, mi permetto di dire, non è davvero una biografia, o meglio, non è la classica biografia aneddotica piena di tratti e scampoli di una vita vissuta, anche perché comunque la vita di Deleuze non si sarebbe prestata a un'operazione di questo tipo. Deleuze non ha avuto una vita particolarmente interessante, piena di scoop o di aneddoti particolarmente divertenti. Deleuze è stato un professore universitario, chiaramente ha avuto le sue avventure e disavventure, i suoi incontri e disincontri, però appunto niente di particolarmente eclatante che permetta di romanzare o di appunto ricamare particolari scorci, no, di questa vita. E allora di nuovo perché? Beh, innanzitutto questo libro è un libro che si inserisce all'interno di una serie di tentativi, no, di fare biografie su Deleuze, soprattutto fuori dall'Italia, chiaramente in Francia, essendo Deleuze un pensatore francese. Anche in ambito anglosassone e sicuramente in ambito latino, nel senso di Latino America oppure ispanohablante. Però diciamo che mentre appunto tutte queste biografie si sono sempre concentrate sul tentativo oppure su un tipo di spirito curioso di appunto andare a scoprire ciò che non era stato detto, ciò che non traspariva dalla presenza pubblica di Deleuze, il lavoro fatto da Domenicali e Vignola, come loro stessi appunto dichiarano nell'introduzione, è piuttosto interessato a comprendere il come di questa filosofia, come questa filosofia si è generata, come certi concetti, certe tensioni, certi incontri che hanno caratterizzato il pensiero di Deleuze si sono dati prima di tutto non nella contingenza delle frequentazioni mondane, ma nel pensiero stesso. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che invece di essere, e qui anche appunto mi viene da dire c'è una scelta radicale da parte degli autori del libro, invece di andare ad intervistare i protagonisti dell'epoca, le persone che avevano conosciuto Deleuze, che avevano avuto relazioni, diciamo, maestro allievo oppure di amicizia con lui, operazione tra l'altro che era già stata fatta da tutte le biografie precedenti, Domenicali e Vignola si sono concentrati piuttosto su una ricerca di tipo intertestuale, quindi non tanto andare a scavare o andare a cercare la chicca, l'aneddoto o la situazione particolare della vita come se stessimo parlando appunto di un personaggio pubblico contemporaneo del quale ameremmo sapere il piccolo segreto nascosto, ma andare proprio a vedere all'interno dei testi scritti da Deleuze o appunto nella bibliografia secondaria, quindi i testi scritti su Deleuze, che cosa poteva darci e che cosa riusciva a restituirci il processo di creazione e di produzione di questo pensiero. Quindi in questo senso stiamo parlando di una biografia concettuale, di una biografia filosofica, vedere come all'interno della vita, all'interno del vissuto, ma anche all'interno delle tensioni politiche e culturali dell'epoca in cui viveva Deleuze. Ricordiamo che Deleuze nasce appunto nel 1925 e muore nel 1995, quindi attraversa, diciamo, momenti chiave del XX secolo, come appunto all'interno di questi momenti chiave e anche delle vicissitudini personali si genera un pensiero che ancora oggi appunto è in grado di stimolare una amplissima produzione.
Dal mio punto di vista, appunto, si tratta in qualche senso, precisamente per queste ragioni, di un libro che mancava, di un libro davvero necessario e che permette, no, anche a coloro che non sono, diciamo, esperti della filosofia di Deleuze, di comprenderne la genesi e di comprenderne gli snodi. Quindi non troviamo solamente una, all'interno del libro, una diciamo elencazione, no, delle principali vicende biografiche associate ai concetti che venivano sviluppati in corrispondenza, ma vediamo anche tutta un'interessantissima serie di rimandi all'interno di testi non solo di Deleuze ma anche di altri autori che lo hanno accompagnato come maestri, come allievi, come colleghi, ma anche come interlocutori più o meno vicini, che appunto restituiscono una molteplicità di sfaccettature rispetto appunto a questa produzione di concetti, no? Ora, per rimanere su questo piano della molteplicità e della pluralità delle sfaccettature, credo che sia anche un'operazione interessante quella di avere scritto questo libro a quattro mani. È un'altra pista originale all'interno di questa operazione, nel senso in cui quasi tutte le altre biografie esistenti sono state scritte da un autore, quindi da un punto di vista particolare, univoco, che appunto decideva come tessere il discorso. Qua abbiamo, siamo in presenza di due autori ai quali tra pochissimo cederò la parola, che hanno percorsi di studio eterogenei tra loro, diversi, in qualche modo comunicanti e che si sono intrecciati in vari momenti, però appunto che hanno percorso traiettorie diverse, che hanno interessi diversi e che hanno letture di Deleuze diverse. Quindi appunto all'interno della pluralità di voci che rintracciamo in questo libro si aggiunge la pluralità del punto di enunciazione di coloro appunto che stanno scrivendo questo libro. In particolare, no, vediamo, almeno dal mio punto di vista, dalla mia lettura di questo libro, si può riconoscere, credo, una postura che è quella di Filippo Domenicali, che diciamo cerca appunto di tessere una ricostruzione, o meglio una costruzione genealogica del pensiero di Deleuze, che ci permetta di comprendere come questo pensiero si è generato in relazione con il suo contesto non necessariamente sincronico, quindi non necessariamente in relazione con la sua contemporaneità, ma anche appunto a livello diacronico, quindi nella relazione con i maestri, nella relazione con le fonti, nella relazione con appunto le origini e certi interessi di un Deleuze ancora giovane e non ancora del tutto formato in filosofia, no? E il lavoro di Filippo ci permette appunto di percorrere la vita di Deleuze e di ritrovare sempre e comunque le tracce, no, di questi interessi iniziali e di questi maestri, no, che lo hanno accompagnato nel pensiero, e appunto di vedere queste tracce anche poi nelle filiazioni del pensiero di Deleuze. Mentre Paolo Vignola è un autore più incline a un piano intertestuale, no? di composizione del concetto all'interno del lavoro dello stesso Deleuze, di composizione e macchinazione del concetto. Poi appunto ci spiegherà Paolo a che cosa ci riferiamo quando parliamo di macchinazione del concetto nel pensiero di questo filosofo. Quindi appunto nel suo caso i capitoli scritti da Paolo rispecchiano magari di più un vissuto nella produzione del concetto, no, che si fa attraverso la scrittura, riscrittura, ripensamento e ridigestione di certe produzioni dello stesso autore. Ora,
per passare, prima di dare appunto la parola a loro, per passare un attimo alla struttura del libro, possiamo appunto vedere il libro si compone di 12 capitoli che in qualche modo rispecchiano la classica tripartizione avallata dallo stesso Deleuze della sua opera. Una prima fase, diciamo, più attinente a prendere spunto dalla storia della filosofia. Non riesco a dire aderire alla storia della filosofia, perché realmente Deleuze non ha mai aderito alla storia della filosofia, ha quasi sempre fatto dei grandi filosofi quello che lui chiamava dei personaggi concettuali, no? Quindi non ha mai davvero rispecchiato il loro pensiero facendo dei manuali o dei trattati sui grandi filosofi, ma li ha trasformati in personaggi in grado di enunciare qualcosa che a lui interessava appunto dire. E quindi, diciamo, una prima fase della filosofia di Deleuze incentrata, no, sulla storia della filosofia, ma attraverso questo tipo di sguardo, questo tipo di metodo. Una seconda fase della storia del pensiero di Deleuze, caratterizzata da uno degli incontri principali della sua vita, quello con lo psicoanalista Félix Guattari, e quindi appunto tutta una fase dialogica del suo pensiero che lo porta a incontri, scontri con la psicoanalisi e avvicinamenti, allontanamenti in una tensione continua, no? Con questo fuori della filosofia, fino poi per, diciamo, chiudere con una terza fase più estetico-politica, che è una fase della maturità del pensiero di Deleuze, in cui si ritrovano comunque le tracce del suo percorso precedente, perché anche appunto nella terza fase abbiamo ancora un libro su Leibniz, quindi appunto che riprende la storia della filosofia, abbiamo ancora collaborazioni con Guattari, l'ultimo libro pubblicato da Deleuze è Che cos'è la filosofia, ed è scritto a quattro mani con Félix Guattari, ma appunto si tratta di una fase più caratterizzata da un discorso estetico-politico. Ora, diciamo, il libro riprende, rispecchia a grandi linee questa periodizzazione e ha un andamento tutto sommato cronologico, però appunto è costruito con una serie di rimandi interni che, sebbene i due autori dichiarino nell'introduzione che i vari capitoli possono essere letti in modo indipendente e di fatto si costituiscono come monadi autosufficienti, non nel pensiero, in realtà poi sotto traccia troviamo rimandi continui, interni, richiami che arricchiscono sicuramente la lettura e che offrono un panorama davvero affascinante. Ora, per non prendere altro tempo, io comincerei a fare qualche domanda ai due autori e in seguito, poi, volendo, ci sarà anche la possibilità di fare qualche domanda da parte del pubblico. Quindi, nel caso abbiate qualche curiosità o qualche dubbio, potete senz'altro rivolgerlo a Paolo Vignola e Filippo Domenicali. Allora, forse cominciando da Filippo Domenicali, che è di casa e che ringraziamo appunto per aver organizzato questa presentazione, mi piacerebbe appunto, siccome io ho accennato alla struttura di questo libro, ma non l'ho volutamente approfondita, che tu invece potessi farci un pochino più di luce, no? Su come questa iniziativa editoriale si è data, come l'avete concepita e come si relaziona appunto questo libro con la letteratura esistente, cioè con le altre biografie, scusate, che molto velocemente appunto ho cercato di sintetizzare in poche parole. Filippo, grazie. Grazie Sara della bella presentazione, grazie anche al nostro pubblico qui presente. È stata molto, molto bella, ecco, la tua presentazione, perché hai messo in evidenza, secondo me,
quelli che sono i punti, diciamo, strutturali proprio del libro e che contribuiscono a fare la sua fisionomia, ecco. Allora, diciamo che, come dicevi giustamente, l'idea è venuta da un'insoddisfazione o pure da una mancanza che avevamo registrato all'interno dei libri su Deleuze, nel senso che avevamo notato che è un autore di cui si parla tanto, in tanti contesti, e che entra, diciamo, in tanti discorsi che non riguardano proprio neanche specificamente sempre la filosofia, ma che comunque veniva letto sempre a pezzi, nel senso che si parlava del Deleuze del 53, l'empirismo, oppure l'interpretazione di Nietzsche, o la filosofia della differenza, o l'antiedipo. Ma ecco, quello che ci sembrava che mancasse un po' nella letteratura su questo autore era un testo generale che tenti appunto di mettere in evidenza l'insieme del pensiero di Deleuze dall'inizio alla fine. E quindi insieme all'editore, che ha creduto in questo progetto, in questa proposta, siamo andati avanti nella costruzione poi di questo libro che adesso veniamo a presentare. Abbiamo cercato di fornire un'immagine globale dell'autore attraverso soprattutto i testi, ma mettendo in relazione, come Sara diceva giustamente, i testi con la vita, ma con quegli eventi o con quegli elementi biografici che ci servivano, lo stretto necessario, il minimo, per chiarire il pensiero del nostro autore, che è la cosa che ci stava più a cuore. Quindi abbiamo cercato appunto di fare un'operazione di sintesi e di ricostruzione. Una sintesi perché cerca appunto di sviluppare il pensiero di Deleuze dall'inizio alla fine in maniera piana e utilizzando poco gergo e un linguaggio abbastanza alla portata di tutti, per cui si poteva presentare come un'introduzione generale al pensiero di Deleuze, anche abbastanza specifica, perché dal punto di vista storico, biografico, cerchiamo di essere i più precisi possibile, come anche dal punto di vista cronologico, e che potesse dare appunto questo ritratto del pensiero di Deleuze che in italiano, diciamo, in forma globale un po' mancava e va a colmare, speriamo, un po' un vuoto bibliografico, ecco. Un altro elemento, secondo me, interessante di questo libro è l'equilibrio, nel senso che abbiamo cercato di mantenere i nostri capitoli strutturandoli, più o meno sono tutti della stessa lunghezza, cioè dare la stessa attenzione a tutte le fasi del pensiero di Deleuze, anche a quelle in cui sembra non succedere nulla, il famoso buco di 8 anni tra il 54 e il 61. E invece abbiamo voluto proprio approfondire tutti i segmenti della vita di Deleuze. I nostri 12 capitoli sono 12 segmenti che mappano la sua opera e cercano di essere esaustivi appunto sia da un punto di vista storico-filosofico che dal punto di vista concettuale. Allora, ecco, noi riprendiamo poi un'intuizione o anzi un suggerimento che aveva dato lo stesso Deleuze, nel senso che nell'ultima fase della sua vita, certo, Deleuze non ha concesso lo stesso numero di interviste che ha concesso Foucault. Foucault ha concesso centinaia di interviste, le interviste di Deleuze sono molto meno. Le ultime in particolare però ritorna un po' sulla sua opera in maniera retrospettiva e dà alcuni suggerimenti su come sarebbe possibile appunto leggere il suo pensiero, l'abbiamo detto, Sara lo ha anticipato. Quindi un primo momento storico-filosofico che si dipana tra il 1953 e il 1968-69. Tutti gli anni 70 costituiscono una seconda fase perché è il momento in cui Deleuze scrive insieme a Guattari l'Antiedipo e poi Mille piani. E poi gli anni 80, che sono anni in cui Deleuze si dedica al cinema, alla pittura e ancora alla politica, scrivendo poi un altro libro con Guattari, che cos'è la filosofia, e due monografie ancora di taglio storico-filosofico, che sono il Foucault e Leibniz. Quindi ci sono questi tre periodi, diciamo, della vita di Deleuze che vengono segmentati ulteriormente fino a diventare 12 parti, 12 capitoli che organicamente, diciamo, si tengono insieme l'uno dopo l'altro e contribuiscono in maniera cronologica, cioè seguendo proprio l'ordine di uscita dei vari articoli o dei vari saggi di Deleuze, cercano di dare appunto questa panoramica il più possibile completa. Un secondo elemento, oltre ai testi e all'analisi dei testi, perché trovate poi un'analisi, entriamo nel merito dei testi, cerchiamo di spiegarne la struttura,
e di fornire delle indicazioni di lettura, cioè nel senso che il libro idealmente dovrebbe fornire una buona informazione a qualcuno che si sta approcciando al pensiero di Deleuze per permettergli di conoscerlo in una maniera storico-filosofica. Noi l'abbiamo trattato per quello che è, secondo noi, un grande autore del Novecento, un grande filosofo del Novecento che meritava una monografia appunto di taglio storico-filosofico completa e che mettesse in evidenza quelli che sono tutti gli addentellati del pensiero di Deleuze con gli altri autori, con le altre correnti filosofiche che attraversano il panorama che lui ha conosciuto. Ecco, quindi questa è una cosa secondo me abbastanza interessante, anche con la dimensione cronologica, mettere in evidenza le connessioni orizzontali, cioè tra l'autore e gli altri protagonisti del dibattito del suo tempo. Questo, secondo noi, è una delle migliori chiavi di lettura per leggere le opere di Deleuze, che sono, come sempre, considerate difficili. Sono difficili perché molto spesso si ignora il contesto culturale con il quale implicitamente queste opere dialogano. Se prendiamo tutte le opere storico-filosofiche, un libro come Hume, Empirismo e soggettività, senza sapere il movimento di ritorno a Hume che c'era negli anni 50 in Francia, si rischia di capire veramente molto poco. Lo stesso anche per il Kant o per il Foucault o per tante altre monografie di taglio storico-filosofico che uscivano sempre in collane scolastiche, ma in realtà erano tutto fuorché scolastiche, ecco, perché erano libri veramente per pochi o per pochissimi. Il caso esemplare è lo Spinoza. Spinoza, il problema dell'espressione, è un libro molto complicato, molto difficile, che potevano leggere, secondo noi, 4-5 persone in Francia potevano capire in quel momento che cosa stava dicendo Deleuze, perché implicitamente lui faceva riferimento a tutta una serie di discussioni che si svolgevano all'interno della Sorbona, della vecchia Sorbona, Sorbona prima del 68, e che bisogna conoscere, perché altrimenti si rischia di non comprendere pienamente appunto queste monografie, che non sono divulgative e non sono assolutamente popolari, come diciamo le collane in cui escono farebbero pensare. Ecco. Quindi diciamo questo, questo libro tenta appunto qualcosa che era difficile, nel senso che è difficile perché Deleuze è un autore che ha scritto tanto, è un autore su cui verranno pubblicate ancora tante cose nei prossimi anni, perché è cominciata l'edizione di tutti i suoi corsi universitari, quindi accadrà la stessa cosa che era accaduta per Foucault con la pubblicazione integrale appunto di questi corsi che adesso sono registrati, sono 500, anzi 440 ore di corsi ci sono ancora. Quindi era il momento un po' di fare il punto su questo autore, su quello che ne è stato detto. Noi abbiamo preso in considerazione un po' tutta la bibliografia che siamo riusciti a recuperare. In bibliografia citiamo 500 titoli, ci siamo limitati perché il libro doveva rimanere dentro le 400 pagine, però abbiamo cercato di essere esaustivi da questo punto di vista, sia per quanto riguarda l'opera di Deleuze, che è trattata tutta, sì, per quanto riguarda la letteratura secondaria, in cui abbiamo cercato di fare del nostro meglio, perché a un certo punto entra in gioco un po' un principio di selezione, per cui abbiamo scelto poi gli autori che a noi sono più congeniali. Ecco. Detto questo, non si tratta certamente di fare, come diciamo nell'introduzione, la biografia di Deleuze, il Deleuze ufficiale. È un Deleuze per come noi l'abbiamo incontrato, per come noi l'abbiamo conosciuto, insomma, nei nostri 20 anni di pratica sui testi di Deleuze, è il modo in cui noi ci siamo approcciati a questo autore. E quindi è una proposta di interpretazione che poi lasceremo ai lettori appunto giudicare. Ecco. Quindi io mi fermerei qui, Sara, così poi magari ritorno in un secondo momento, d'accordo? Perfetto, grazie mille Filippo. Credo che da queste prime tue parole sia appunto inizia a diventare molto chiaro, no? Che cosa significa il gesto di scrivere una biografia. Da una parte appunto correre il rischio di incastrare un autore all'interno di quel canone al quale non avrebbe voluto appartenere, però allo stesso tempo quello di liberarne tutta una serie di potenze e di fare conoscere tutta una serie di sfaccettature che altrimenti rimarrebbero difficili da comprendere e che renderebbero il suo pensiero più opaco di quello che in realtà risulta essere, no? Diceva Filippo, appunto, si tratta di un pensiero difficile, ma io non direi
solamente difficile, direi complicato, nel senso letterale di questo termine, nel senso in cui si ripiega, costruisce tante pieghe. Del resto poi il libro su Leibniz, di cui sia io che Filippo abbiamo fatto menzione, si intitola precisamente La piega, quindi appunto anche il concetto di piegare, di ripiegare e di andare appunto a costituire varie soglie, no, di comprensione possibile della realtà, è sicuramente uno dei tratti distintivi della filosofia di Deleuze, quindi appunto un pensiero complicato che molto spesso appunto grazie ad alcuni tratti che vengono rivelati da Vignola e Domenicali appunto in questo libro ci viene appunto non semplificato, non divulgato, ma in qualche modo reso accessibile in una maniera appunto estremamente filosofica. Quindi rimaniamo appunto all'interno del pensiero filosofico, non è un libro appunto che semplifica o che divulga. In questo senso intanto chiedo scusa per non avere fatto una precisazione importantissima: il libro è edito dalla casa editrice Carocci ed è appunto uscito da pochissimo in libreria a fine ottobre, quindi credo che si possa trovare tanto in libreria come nei canali online, ed è appunto un libro, come diceva Filippo Domenicali, di circa 400 pagine, quindi diciamo un tomo, un volume interessante, no? Anche dal punto di vista delle dimensioni, ma di lettura estremamente scorrevole e molto piacevole. Volevo invece, prima di passare la parola a Paolo, cogliere l'occasione per citare alcune righe, no, alle quali mi hai fatto pensare, Filippo, con il tuo intervento, che si trovano nella primissima pagina dell'introduzione che avete scritto e che tra l'altro in maniera aneddotica vi racconto: è stata generata questa introduzione in una sessione molto simile a questa, con gli stessi tre interlocutori sul palco all'interno di un laboratorio che si è svolto l'anno scorso a Forlì durante il festival Crisalide organizzato da Mask Teatro, no? In una sessione appunto di discussione filosofica organizzata da noi si sono gettate le basi appunto per la scrittura di questa introduzione, quindi è anche singolare trovarci qui noi tre, le stesse persone, a compiere la prima presentazione ufficiale di questo libro, no? Che un anno fa invece appunto continuavamo a pensare come in produzione. Ora appunto, prendendo alcune righe da questa introduzione che cito, no? Scrivete che Deleuze è un autore per cui, e appunto cito, il concetto filosofico è sempre in relazione di prossimità con l'affetto e con la vita di chi lo pensa, no? Quindi appunto ancora una volta comprendere come da una parte non si possa, come giustamente dicevi Filippo, pensare una filosofia isolata da una vita, ma allo stesso tempo, e qui appunto dove voglio passare la parola a Paolo, una vita che non è da concepirsi come una monade individualizzata, isolata, dello scrittore che produce all'interno della sua mente i concetti che poi lo renderanno famoso, sebbene sappiamo che Deleuze non amasse più di tanto uscire, no, da questa solitudine della scrittura, non amasse fare grandi viaggi, ma fosse pienamente convinto che il vero viaggio un filosofo lo fa sul posto, lo fa senza spostarsi davvero, e lo fa precisamente grazie agli incontri, agli intrecci con altri autori, con dimensioni politiche, dimensioni anche, se vogliamo, banalmente accademiche, no? del suo vissuto, e appunto una serie di circolazioni di problemi e di stili che contraddistinguono l'epoca in cui vive. Ora allora passerei appunto la parola a Paolo lanciandogli una doppia
una doppia pista di intervento, così come ho fatto con Filippo. Da una parte, ritornando appunto al vostro lavoro e appunto alla vostra relazione all'interno di questo lavoro, ti chiederei di approfondire un po' quella che è stata la vostra metodologia di scrittura, no? Da Filippo abbiamo compreso il senso dell'operazione e come questa operazione si è voluta situare all'interno di una produzione su questo filosofo che è generosissima. Da Paolo mi piacerebbe invece capire proprio come voi avete specificamente deciso di lavorare, illustrandoci ancora un po' questo gesto, no, di scrivere una biografia. E poi appunto, andando un po' più nello specifico dei problemi che appunto Deleuze si è trovato ad affrontare, anche un po' sullo stile, sul tipo di trattamento che Deleuze stesso faceva di questi problemi e che ce lo rende ancora oggi un filosofo estremamente affascinante e nuovo ad ogni lettura che ne facciamo. Grazie Paolo. Sì. Ecco, grazie Sara per l'introduzione generale che hai offerto e anche per queste parole che mi chiamano poi appunto a descrivere un po' sì, la metodologia del nostro lavoro, ma anche direi la necessità di una bibliografia, anche a me scappa questa cosa, forse è lo stesso Deleuze che in qualche modo ci fa inciampare nel pronunciare la parola biografia, proprio perché appunto, come già è stato ribadito, per Deleuze le vite, lo ribadiamo anche proprio all'inizio dell'introduzione, le vite dei professori non sono molto interessanti, sono raramente interessanti, e appunto abbiamo sempre immaginato che Deleuze fosse diciamo piuttosto reticente di fronte alla possibilità di una biografia diciamo focalizzata sul suo pensiero o di una sua biografia. Quindi la necessità di una biografia di Deleuze e la necessità di una biografia, come noi la chiamiamo, concettuale, quindi appunto che abbia un interesse specifico nella creazione dei concetti che Deleuze ha praticato, diciamo, fin dall'inizio della sua carriera filosofica. Ecco, questa necessità, se andiamo a vedere, almeno credo, non abbiamo mai parlato in questi termini io e Filippo, non l'abbiamo detto nell'introduzione, ma forse questa necessità è più qualcosa che riguarda noi, che riguarda il mio lavoro e il lavoro di Filippo. Ovvero dopo appunto diversi anni dedicati a studiare il pensiero di Deleuze e a scrivere su Deleuze, anche forse troppo, a scrivere forse troppo su Deleuze in maniera diciamo più problematica, quindi andando a osservare i vari problemi, le varie questioni che Deleuze ha incontrato, dopo anni appunto di un lavoro di questo genere, diciamo di scavo in profondità, la necessità di cercare una linearità nel suo pensiero, che è quasi, diciamo, se vogliamo, in qualche modo non molto ortodosso rispetto a quello che Deleuze ha sempre professato. Se c'è qualche cosa che Deleuze ha evitato è proprio questa linearità, e gli autori stessi che Deleuze ha studiato, penso a Nietzsche, penso a Bergson, sono autori che hanno cercato di fare a meno di questa linearità e di fare a meno di questo rapporto appunto tra vita e pensiero, se pensiamo alla vita come una serie di tappe all'interno della carriera di un filosofo. Quindi da un lato appunto forse la mossa è eterodossa, ma forse il fatto che sia eterodossa rende anche giustizia all'operazione. Cosa voglio dire con questo? Il timore forse anche addirittura di mettersi a scrivere una biografia di Deleuze viene appunto un po' dai suoi avvertimenti. Ma il desiderio invece di scrivere una biografia di Deleuze, quindi timore da una parte e desiderio dall'altra, viene appunto da una necessità. Forse nei lavori che avevamo condotto in precedenza mancava qualche cosa. E non è che mancasse, o meglio, sì, sicuramente mancava una scansione temporale e lineare rispetto ai suoi lavori, ai lavori di Deleuze. Ma non era quella tanto la mancanza, o meglio, il problema che stavamo inseguendo. Il problema che stavamo inseguendo e che non riuscivamo a cogliere, che non avevamo colto precedentemente, era un rapporto intimo tra la creazione concettuale e la vita di un filosofo, quando per vita
si intendono innanzitutto delesianamente gli incontri che un filosofo fa lungo, appunto, lungo la sua carriera. Vita però è anche, e lì di nuovo un altro timore, il titolo della biografia, Filosofia di una vita, per chi diciamo è un minimo avvezzo ai testi delesiani, fa l'occhiolino, diciamo, all'ultimo testo pubblicato in vita da parte di Deleuze, che si chiama appunto L'immanenza, una vita. Quindi, ed è l'ultimo testo pubblicato in vita, non è l'ultimo scritto da Deleuze, sappiamo che ci sarà poi un altro testo breve, che è L'attuale e il virtuale, che poi verrà pubblicato postumo. Ebbene, in questo breve saggio, L'immanenza, una vita, Deleuze parla della vita non nel senso di un percorso, non parla della vita come qualcosa che inizia e finisce, parla della vita come parla di una vita come una particolare condizione alla quale abbiamo accesso, possiamo avere accesso in ogni momento. È la singolarità del vivente, una singolarità del vivente che fa a meno di qualsiasi tratto personale. Una vita è qualcosa di impersonale e si confonde con lo stesso piano di immanenza, ovvero si confonde con lo stesso, con la stessa sensazione di esistere. E non importa chi stia vivendo questa particolare condizione per Deleuze. Quindi arrivare a quel punto di consapevolezza di che cosa può essere una vita e poi tornare indietro e metterci a fare una scansione temporale. Ecco il timore. Perché se Deleuze ha voluto in qualche modo dare un'indicazione rispetto a come trattare il tema di una vita, perché metterci a fare una biografia? Perché metterci appunto a dividere addirittura in 12 segmenti la sua vita, no? Che appunto sarebbe qualcosa di anti-bergsoniano, se andiamo a vedere, no? Una spazializzazione della vita di Deleuze. Perché? Beh, perché appunto crediamo in questo rapporto, come dicevo, intimo tra il succedersi degli eventi e la creazione concettuale. Ora, questo rapporto tra il succedersi degli eventi e la creazione concettuale per noi è qualcosa che non ha, diciamo, una sola dimensione. Abbiamo cercato di pensare almeno a tre dimensioni differenti. Innanzitutto il contesto, quindi una vita, la vita di Deleuze si sviluppa all'interno di un contesto, che è un contesto storico, un contesto filosofico, è un contesto politico, e questo contesto muta nel corso degli anni e nel corso dei decenni, e muta anche in relazione, diciamo, agli incontri che Deleuze fa. Quindi è un contesto mutevole, è un contesto che ha a che vedere sia, diciamo, con la dimensione accademica, sia con la dimensione politica, sia con la stessa dimensione, diciamo, amicale, delle amicizie che Deleuze sviluppa. Una prima dimensione è quella appunto relativa al contesto. Un'altra, che forse è quella un po' più forte e anche la più difficile poi da rendere in senso lineare, è appunto questa del rapporto tra concetto e incontri. Incontri che possono essere reali, quindi vere e proprie amicizie sviluppate da Deleuze, o anche veri e propri scontri con altri autori, con altre persone, con altri personaggi della scena, ma può essere, ed è la cosa che forse abbiamo privilegiato maggiormente, questi incontri possono essere intertestuali. Che cosa significa? Che cos'è un incontro intertestuale? E come abbiamo cercato di rendere questo tipo di incontri? Per noi un incontro intertestuale è quando un autore, nello scrivere, nel cercare di affrontare un concetto, un problema, una questione filosofica, sente la necessità di andare fuori dal regime filosofico, fuori dal contesto squisitamente filosofico, per cercare degli appigli nella realtà, degli appigli nella vita vissuta da sé o dagli altri. Ed è un momento magico, se vogliamo, perché quando ci mettiamo a leggere un saggio di uno studioso che scrive su Deleuze, che ha conosciuto Deleuze, e questo studioso sente la necessità di passare da un regime che è quello diciamo prettamente teorico e concettuale a un regime in cui si mischiano, appunto, come Sara richiamava prima, i concetti con gli affetti, l'analisi con gli incontri, ecco allora che è come se si sviluppasse una dimensione ulteriore all'interno del testo.
come se questa necessità che sente l'autore di rivolgersi direttamente a un ricordo di Deleuze o a una evocazione dello stesso Deleuze, questa necessità desse un valore aggiunto al testo scritto, appunto una dimensione supplementare. E se andiamo a vedere, questa dimensione supplementare è espressa da un ventaglio davvero molto eterogeneo di autori che si sono messi a scrivere su Deleuze: suoi amici, suoi ex studenti, suoi avversari, se vogliamo, anche pensiamo ad Alain Badiou, ad esempio, che ha fatto appunto dell'incontro-scontro con Deleuze una parte, diciamo, fondante della rielaborazione che lo stesso Badiou fa del pensiero di Deleuze. Quindi questi incontri intertestuali per noi hanno avuto un valore, se vogliamo, anche superiore alle varie interviste fatte appunto a autori, amici, colleghi e nemici di Deleuze nel corso del tempo. Abbiamo usato appunto i saggi teorici, i saggi scientifici, i saggi filosofici, trattandoli come interviste, come se questi saggi parlassero di Deleuze la persona, Deleuze, il filosofo, il professore, l'amico o anche il perfetto sconosciuto. Quindi appunto questa dimensione intertestuale dell'incontro è forse quella che abbiamo privilegiato maggiormente. E poi la terza, di queste appunto tre dimensioni, è quella dell'insegnamento. Dell'insegnamento che incomincia chiaramente come da Deleuze studente, il capitolo che Filippo ha scritto, che ha genialmente voluto chiamare il Deleuze prima di Deleuze, è un capitolo in cui quello è veramente biografico, perché c'era questa necessità, intanto incominciare piano piano, passo dopo passo, a far capire qual è stato poi il percorso di studi di Deleuze, le prime amicizie e come Deleuze si rapportava ai suoi stessi insegnanti. Questo tipo di rapporto del Deleuze studente con i propri insegnanti è affascinante soprattutto a Précoux, nel senso che lo si può comprendere appunto nel suo fascino, nella sua originalità, soltanto quando poi si osserva il Deleuze professore. Il Deleuze professore che non solo fa tesoro degli insegnamenti dei suoi professori e di chi appunto l'ha guidato nell'apprendistato alla docenza e alla filosofia, in particolare penso a Giroud e al Chier. Ecco, quello che succede quando Deleuze diventa professore, il rapporto che instaura con gli studenti, il metodo specifico dei suoi corsi, dice molto di quello che Deleuze ha appreso e soprattutto vissuto negli anni appunto dei suoi studi. Quindi c'è una sorta di ribaltamento simmetrico tra il Deleuze studente e successivamente il Deleuze professore. E in quel caso lì abbiamo cercato di dare una concretezza ulteriore a questa dimensione biografica. Ci siamo resi conto che molti dei suoi studenti, che poi sono diventati a loro volta professori, filosofi, oppure hanno intrapreso una carriera artistica o politica, sono rimasti letteralmente meravigliati, nel senso proprio di Alice nel Paese delle Meraviglie, dalla voce di Deleuze. Dalla voce nel senso del timbro della voce, dell'accento, del ritmo e della capacità di impersonare con la stessa voce tutta una serie di personaggi concettuali. E quindi questo è stato un momento, come ho detto prima, magico, perché anche in questo caso si offre una dimensione ulteriore rispetto a quella del testo. Una voce che chiaramente poi deve essere resa testualmente, ma una voce che riesce appunto a offrire per sé un metodo di insegnamento, una voce che è musica, che è concerto, una voce che esprime già una molteplicità in sé. E esprimere una molteplicità in sé è uno dei grandi insegnamenti di Deleuze, o uno dei grandi tentativi, o una delle grandi sperimentazioni concettuali deleuziane. La voce di Deleuze in qualche modo riesce già a dare questo senso di molteplicità e a dare questo senso della creazione concettuale e a dare questo senso della drammatizzazione del pensiero, che è un altro cavallo di battaglia di Deleuze che da fine anni 50 fino poi alla fase che intraprende con Guattari. E per quanto riguarda dico ancora due cose, poi passo sì, se no se vuoi dopo ti faccio un
no, perché non ho ancora risposto alla tua domanda, risponderò velocemente alla tua domanda, ma un po' qualche cosa ho detto, però volevo anche aggiungere una cosa rispetto allo stato dell'arte relativo agli studi sulla vita di Deleuze, se vogliamo. Esiste, sappiamo che esiste una biografia focalizzata solamente su Deleuze, ma su Deleuze e Guattari, la biografia Croiset di François Dos, uscita nel 2006, se non mi sbaglio, sette, che è sicuramente esaustiva dal punto di vista biografico, è però una biografia che incrocia, appunto, come dice lo stesso titolo, due autori e che si basa appunto sull'incontro tra Deleuze e Guattari. L'aspetto filosofico di quella biografia è notevole, ma chiaramente lascia molti buchi in particolare rispetto a Deleuze, no? Forse è più completa rispetto a Guattari, con tutta una serie di rischi che l'autore François Dos si prende nel descrivere la vita di Guattari, è forse meno completa rispetto appunto a tutto l'itinerario filosofico di Deleuze. È una biografia che fa ampio uso di interviste fatte dallo stesso Dos e che quindi in qualche modo sembra quasi andare alla ricerca di un vissuto davvero vissuto, di un vissuto immediato, di qualche cosa che non debba passare per il testo, per la testualità. Intervistare qualcheduno che ha conosciuto di persona Deleuze, un amico, un conoscente, un familiare, ha sempre, almeno questo per quanto mi riguarda, come io percepisco questo tipo di lavoro, cioè l'intervista al testimone, ha sempre la pretesa appunto di ovviare, di superare questa mediazione che è la mediazione dello scritto. Ma io credo che precisamente nella mediazione dello scritto sia possibile fare qualcosa che una biografia classica non può ottenere perché non vuole ottenerlo. Che cos'è una vita che invece che essere semplicemente descritta analogicamente, passaggio dopo passaggio, è ricombinata, ovvero è come se la vita di un autore fosse innanzitutto frammentata in tutta una serie di testi, saggi, e poi venga ricomposta. Ecco quando Filippo diceva questo non è il Deleuze, e non abbiamo mai avuto la pretesa di scrivere il Deleuze, questo è un Deleuze, precisamente perché il fattore ricombinante, cioè il fatto che abbiamo scelto come ricombinare i testi frammentari e dargli una sorta di unità nella molteplicità, ecco, questo fattore ricombinante l'abbiamo scelto io e Filippo, e l'abbiamo scelto tra le esperienze mie e le esperienze di Filippo, e quindi è un Deleuze in questo senso, nel senso di una singolarità, ma di una singolarità che è fittizia, è chiaramente fittizia. Non c'è niente di vero, se vogliamo, in questa biografia, se il vero è quella, diciamo, quella sorta di verifica immediata di ciò che una cosa è stata. No, qua si passa per i testi, e passando per i testi si ricombina appunto un autore. Niente, passo la parola perché forse ho parlato già troppo. Grazie Paolo, e effettivamente credo che la seconda parte della mia domanda fosse un po' sibillina, quindi poi riproverò a formularla in maniera più chiara successivamente per darti occasione appunto di riprendere il tema. Bene, direi che a questo punto abbiamo compreso, no, appunto da che tipo di necessità e desiderio nasca questa operazione bibliografica, abbiamo capito qualcosa anche della metodologia, tanto degli autori nella composizione di questo libro, quanto appunto della strategia che hanno utilizzato per inserire questa proposta all'interno di un panorama editoriale davvero variegato e composito. Andrei, mi permetterei a questo punto, non ci sono domande da parte del pubblico, c'è una domanda da parte del pubblico, quindi allora passo subito la parola, poi magari riprendo velocemente. Ci penso io.
prima cosa vorrei fare i miei complimenti ai due autori. Ho visto il libro è scritto molto bene e devo dire che dà questa immagine globale, ecco, di Deleuze, un'immagine globale, un ritratto anche globale, con lo stile, con la metodologia di cui avete voi parlato, e direi che, visto, abbiamo capito tutti, la difficoltà di questo pensiero, insomma, non c'è dubbio, costituisce una specie di una serie, diciamo, di fogli di conforto per la via, per cercare la comprensione, ci accompagna e credo che questo sia un servizio utilissimo. Infatti io auspico che questo libro venga tradotto presto in francese, perché sicuramente di questo tipo, un libro di questo tipo, secondo me, c'era bisogno, ecco, per la comprensione, per accostarsi, per fare amicizia con Guattari, con Deleuze e Guattari, sì, perché quando pensiamo a Deleuze ci viene sempre in mente l'Antiedipo, epoca post-68ina, e ci viene in mente anche, almeno a me viene in mente, un video famoso in cui si vede in una aula universitaria gremita, no? Piena di fumo, sapete, come quelle, le sale cinematografiche che da ragazzi frequentavamo, dove si faceva a volte fatica a vedere lo schermo dalle cortine di fumo, appunto, che c'erano, e in cui sarebbe stato carino oggi vederlo, in cui c'era appunto Deleuze che in una lavagna con il gessetto scriveva delle curiose, strane formule più o meno incomprensibili, e questi ragazzi ogni tanto si levavano per fargli una domanda e lui rispondeva e segnava ancora queste cose, e si capiva che si era anche all'interno di una specie di, come dire, di mitologia, di Deleuze, che certamente poi c'è stata. Pensando a Deleuze ci vengono in mente certamente l'Antiedipo nel 72, sono libri che più o meno noi abbiamo letto a volte molto volentieri, a volte con qualche difficoltà. L'Antiedipo, Mille piani, la filosofia di Nietzsche, Kafka, il libro su Kafka è delizioso, proprio è straordinario. Allora, domande, siccome avete detto che è una biografia concettuale, questo l'avete detto voi, di solito si parla di biografie intellettuali, no? Per esempio del grande Warburg, il titolo è Combrich, una biografia intellettuale, no? Voi dite che è una biografia concettuale, non so se anche si può aggiungere intellettuale a questo tipo di biografia, però detto questo, a me viene in mente come, e questo ce lo ricordava anche il nostro amico Leonardo D'Addabbo, sì. Perché io conosco molto bene Filippo, l'ho seguito nel suo dottorato insieme a Leonardo D'Addabbo, e da cui è venuto fuori un magnifico libro su Foucault, quindi insomma ci conosciamo bene. Ecco, allora, se io che Leonardo, a volte parlando appunto di Deleuze, dicevamo che una delle cose che ripeteva spesso Deleuze era proprio questo, che il filosofo per essere tale deve essere capace di creare dei concetti. Allora, io vorrei da voi capire qualche cosa, che ci spiegaste qualche cosa di più, magari con qualche esempio, no? Spiegateci questa cosa, no? Un filosofo, ma è la domanda, come si può definire un filosofo? Perché chi si occupa di filosofia è il nostro mestiere, il mio mestiere, uno storico della filosofia o cos'altro, un filosofo politico, eccetera, eccetera, ma in questo caso per essere un filosofo bisogna essere capace di creare dei concetti, altrimenti non si è filosofo, questa è un po' la storia, quindi mi piacerebbe un po' questo. Okay. E l'altra domanda è appunto questa. Sì, rileggendo, tempo fa per esempio avevo riletto, mi era capitato di rileggere l'Antiedipo, con quello si sente un po' di distanza nel tempo, devo dire, effettivamente. Più o meno nostalgica, questo è chiaro, parlando del video precedente, diciamo della mia generazione, insomma questo è un po' chiaro. E, però allora, oggi, perché voi oggi l'avete scritto, io dico che è un libro importante, un libro, diciamo, che ci può accompagnare proprio nella lettura dei testi di Deleuze. Oggi che cosa ci racconta Deleuze? Cioè, perché giovani
studiosi di filosofia o no, o chi si interessa di filosofia, visto che l'interesse per la filosofia oggi è molto intenso, no? Pensiamo al Festival della Filosofia di Modena, no? Qualunque festival che abbia il termine filosofia, pop filosofia, vabbè, insomma, ce ne sono tanti. Quindi sì, allora che cosa ci racconta ancora? Perché è bene leggerlo? Perché leggerlo può darci qualche soddisfazione? Perché, e che cosa ci racconta, direi, nella sua inattualità? Perché questo è il caso, abbiamo evocato poi Nietzsche, quindi ecco qua. Grazie. Grazie a te. Faccio passare. Ok. Perfetto, grazie mille. C'è un'altra domanda, ma siccome questa era una domanda molteplice e anche complessa, io darei a Filippo e Paolo l'opportunità di rispondere. Tra l'altro una domanda appunto che in qualche modo riprende qualcosa che avrei voluto dire e che quindi appunto mi risparmia alcuni minuti nel... Okay. Ditemi voi come... Facciamo la parte 1 io e la parte 2 Paolo. D'accordo. Faccio Così io mi parto sembra un'ottima strategia. Con il concetto, con la creazione concettuale, Paolo sull'Antiedipo e l'attualità oggi di... Cosa dici? Può andare? Benissimo. Perfetto. Bene, siamo, poi potete siamo allenatissimi anche... nel dividerci le cose. Ma infatti, guarda. Potete poi anche... Sì, poi ci interagiamo tra di noi, sì, non è un Perfetto. Problema. Grazie Marco della Vai bella Filippo. Domanda, è stata veramente una domanda completa perché mi sembra che tu abbia colto, come sempre, il punto dirimente, cioè il fatto che Deleuze non si considerava, per quello che non abbiamo chiamato biografia intellettuale, perché c'è una bella conversazione tra Deleuze e Foucault del 72 che si intitola Gli intellettuali e il potere, in cui loro criticavano la figura dell'intellettuale universale che era incarnato da Sartre in quel momento. E allora loro si definivano intellettuali specifici per distanziarsi dall'intellettuale universale. Chi è l'intellettuale universale? L'intellettuale universale è quello che ha sempre un'opinione pronta su tutto, no? È colui che è capace di esprimersi su qualsiasi tema a partire anche da un'esperienza minima, no? Ed era proprio la cosa che loro contestavano, perché l'intellettuale non deve essere universale ma deve essere specifico, cioè ci deve informare sui problemi di cui parla. Qui loro nello specifico avevano in mente l'esperienza del gruppo di informazione sulle prigioni, quindi si erano interessati a tutto il problema del carcere, e poi Foucault fa quella genealogia della prigione che è sorvegliare e punire. Quindi per questo motivo non l'abbiamo chiamata una biografia intellettuale, ma abbiamo voluto puntare sull'elemento concettuale. Proprio perché, come ricordavi giustamente Marco, Deleuze e Guattari nel 1991 scrivono quest'opera che cos'è la filosofia, che ha un titolo apparentemente divulgativo, apparentemente di facile lettura, ma in realtà è un libro molto complesso, e in cui dicono che la filosofia, come l'arte e come la scienza, sono attività creative, cioè si tratta di creare qualcosa, no? Mentre l'arte crea dei blocchi di sensazioni, la scienza crea delle funzioni e la filosofia crea dei concetti. Il concetto è il prodotto filosofico. Il grande filosofo non è colui che ripete le parole che sono state dette da altri, ma è colui che crea a proprio nome, come abbiamo detto noi, no? Crea in prima persona, crea dei concetti. Cosa significa creare un concetto? Dare un senso nuovo a una parola vecchia. Utilizzi delle parole che esistono già nel vocabolario, ma gli dai un taglio particolare. Gli dai un taglio unico e inconfondibile che è soltanto tuo, è la cifra, è la firma filosofica sul concetto, dicono Deleuze e Guattari in che cos'è la filosofia. Quindi è qualcosa di assolutamente fondamentale. Tutta la filosofia di Deleuze, sono state tentate varie definizioni, no? Si dice che è una filosofia della differenza, dall'altro lato si dice che è un empirismo trascendentale, sono sempre delle definizioni molto articolate. La filosofia di Deleuze è una filosofia della creazione, il problema fondamentale è il problema della creazione. La filosofia della creazione è uno dei fili conduttori di tutta la filosofia francese del Novecento, no? Da Bergson in avanti è il problema della creazione, è uno dei fili conduttori in cui appunto anche Deleuze entra in questo problema, ma entra in termini pieni, nel senso che Deleuze si è occupato di creazione, in particolare ha dedicato tanto spazio, soprattutto nell'ultima fase della sua vita, all'estetica, alla creazione cinematografica, alla creazione artistica, con un libro su Bacon, e poi
poi alla fine torna su questo tema che è la creazione filosofica, la filosofia come creazione di concetti. E allora all'interno della nostra biografia concettuale noi tentiamo di mettere in evidenza in ogni segmento, no? In ognuno dei nostri capitoli, tentiamo di mettere in evidenza quali sono i nuovi concetti che Deleuze crea in ogni fase, diciamo, della sua produzione, perché è una continua creazione di concetti. La filosofia di Deleuze è una creazione continua, nel senso che tutti i libri presentano un concetto nuovo e alla fine tutti questi concetti entrano in risonanza e in un montaggio paradossale all'interno delle sue opere principali. Penso in particolare a Differenza e ripetizione per quanto riguarda il primo periodo e Mille piani per quanto riguarda il secondo periodo. Sono opere che fanno lavorare concetti creati da filosofi diversi anche e riescono a costruire un ingegnoso montaggio. Deleuze lo dice esplicitamente, Differenza e ripetizione è un libro collage, nel senso che mette insieme concetti che provengono da autori diversi, che hanno firme diverse, no? La differenza di Bergson, la ripetizione di Nietzsche, l'univocità di Spinoza, l'empirismo di Hume e il trascendentale di Kant, si trovano tutti dentro Differenza e ripetizione, montati in un montaggio ingegnoso. Sembra un libro classico fatto coi capitoli, coi cinque capitoli, l'introduzione e la conclusione che sono simmetriche, quindi sembra un libro assolutamente classico, e invece è un libro che vuole uscire dall'ordine classico. Che cosa pensa Deleuze? Pensa che sia necessario fare una filosofia post-rappresentativa, nel senso che il problema fondamentale di Deleuze è un problema che è stato enunciato da Heidegger alla metà degli anni 50. È finita la filosofia? Siamo arrivati alla fine della filosofia, una conferenza famosa di Heidegger che sta in tempo ed essere. La filosofia, secondo Heidegger, si risolve nelle scienze a un certo punto, no? Quindi viene meno la spinta filosofica. Allora il problema qual è? Quello di continuare a fare filosofia nonostante quelli che dicono che la filosofia sia morta o che la filosofia sia arrivata all'esaurimento, no? E come continuare a fare filosofia? Se la filosofia moderna si definisce come filosofia rappresentativa, bisogna uscire dai cardini della rappresentazione, bisogna uscire dai quadri della rappresentazione, bisogna fare una filosofia post-rappresentativa. E qual è il modello di questa filosofia post-rappresentativa? L'arte, la musica. Che cosa hanno fatto le avanguardie artistiche all'inizio del Novecento o quelle musicali? Hanno rotto, diciamo, quello che era lo schema classico dell'opera e hanno introdotto una sperimentazione. E allora che cosa possiamo dire? Che la filosofia di Deleuze è una filosofia sperimentale, perché lui tenta di proseguire sulla filosofia, non abbandona la filosofia negli anni 60 quando gli intellettuali francesi si infatuavano per le scienze umane, per la psicologia, per la sociologia, per l'antropologia, no? Lui rimane filosofo, lui continua a definirsi filosofo, a differenza di Foucault per esempio, che si definiva un giornalista, un cartografo, non voleva definirsi filosofo perché considerava comunque la figura filosofica istituzionale come superata. Deleuze continua a definirsi filosofo e vuole continuare a fare filosofia anche dopo il fallimento della filosofia moderna o la crisi della rappresentazione. Ecco. Quindi dentro Deleuze c'è un grande problema, che è il problema fondamentale della filosofia del Novecento. Com'è possibile fare ancora filosofia, no? Nel momento in cui la scienza sembra che ci abbia rubato tutti i campi di investigazione, tutti i campi di indagine, no? Com'è possibile mantenere fede alla filosofia? Appunto in questa forma paradossale e ironica che è la filosofia di Deleuze. La filosofia di Deleuze è una grande filosofia paradossale e ironica, secondo noi, perché ha proprio questo tratto, no? Ha questo tratto che è la cifra stilistica di questo autore, che lo rende probabilmente tra i francesi il più contemporaneo. Grazie. Grazie Filippo anche per l'entusiasmo per il pathos con cui hai risposto a questa domanda, che era altrettanto entusiasmante, appunto. Solamente vorrei mettere l'accento su un paio di cose che hai detto che mi sono sembrate particolarmente rilevanti e poi lascio rispondere a Paolo. E hai detto a un certo punto, no, che
La filosofia di Deleuze è una filosofia creata in prima persona, una filosofia in cui si crea in prima persona, e però poi ci hai fatto comprendere come questo pensiero sia in realtà un pensiero che è nutrito da tutta una serie di intercessori, no? Quindi è davvero affascinante come questa prima persona in quanto tale non sia mai quella monade individuale del grande pensatore con il suo sistema di pensiero ben concepito all'interno di tutta una serie di cardini istituiti dalla filosofia, ma sia appunto un pensiero davvero permeato da tutta una serie di fuori, no? E anche appunto questo concetto di fuori è davvero interessante nell'incrocio tra il pensiero di Deleuze con quello di Foucault in particolare. E poi appunto anche per restituire un altro elemento di fascino rispetto a questo pensiero, no? Un pensiero che si dà come creazione è un pensiero che non si accontenta di presentarsi come un riflesso o una riflessione, e appunto in questo senso, no? Esce dai canoni della rappresentazione della realtà, ma è appunto un pensiero che costruisce la realtà, un pensiero che crea, un pensiero che aggiunge qualcosa che prima non c'era, o che c'era ma c'era fatto altrimenti, e quindi ricostruisce, riarrangia, appunto con un gesto musicale, no? Quello dell'arrangiamento musicale, riarrangia elementi preesistenti producendo e creando appunto sempre qualcosa di nuovo. Questo è uno appunto dei tratti distintivi che mi hanno da sempre affascinato nella filosofia di Deleuze, che oggi appunto a distanza di tanto tempo, addirittura di 50 anni, 51 ormai rispetto all'Antiedipo, di cui si sono appunto festeggiati l'anno scorso i 50 anni dall'uscita, continua a raccontarci qualcosa. Quindi Paolo, ti cedo la parola per concludere la risposta e forse anche dare qualche cenno conclusivo precisamente anche su questa modalità di Deleuze di intrecciare il proprio pensiero e di costruirlo. Sì, grazie Sara, grazie per la domanda, che è sicuramente una domanda decisiva, nel senso dobbiamo decidere che cosa fare con Deleuze oggi, no? Da un certo punto di vista, e quello lo dirò appunto alla fine, visto che Sara mi ha dato l'assist. Però volevo tornare appunto a ciò che è stato evidenziato, la distanza rispetto all'Antiedipo, appunto 51 anni, ma non è tanto, diciamo, la quantità degli anni quanto l'intensità che ci separa da quel momento storico e da quel tipo di ricerca, di analisi e di critica che Deleuze e Guattari fanno sostanzialmente, diciamo, alla psicoanalisi, e attraverso la critica alla psicoanalisi una critica, diciamo, alla società a tutto tondo, no? Ecco, allora, in un'intervista successiva all'Antiedipo di un paio d'anni, Deleuze e Guattari dicono, Deleuze lo dice questo, rispetto alla paura, al timore appunto che l'Antiedipo potesse essere recuperato, ricaptato dalla società, dal capitalismo, dalla psicoanalisi. Ricaptato in che senso? Beh, l'Antiedipo è un libro che si presenta come un libro rivoluzionario, con tutta, diciamo, una batteria concettuale e terminologica assolutamente nuova, innovativa e appunto dirompente. E però, precisamente, questa apertura al nuovo corre sempre il rischio di essere catturata dallo status quo. Di fronte a questo rischio, Deleuze dice, ma è un rischio effettivamente palpabile. Che cosa possiamo fare per evitare che l'Antiedipo e che i concetti dell'Antiedipo vengano ricatturati dal sistema o dal potere? Beh, innanzitutto non dobbiamo ancorarci alle parole, ai termini che abbiamo inventato. Dobbiamo scrivere qualche cosa che si distacchi, si distanzi in maniera siderale rispetto a ciò che abbiamo fatto prima. Soltanto in questo modo l'Antiedipo e la nostra intenzione di critica radicale dell'inconscio psicoanalitico e quindi del capitalismo, soltanto in questo modo questa nostra intenzione critica non verrà ricatturata. E scrivono Mille Piani appunto 8 anni dopo. Ma cosa succede tra l'Antiedipo e Mille Piani? Deleuze viene a Milano, viene in Italia, a Milano per un convegno sulla psicanalisi e marxismo,
E durante la conferenza a un certo punto lo dice espressamente: non mi interessa più parlare di macchine desideranti, dell'inconscio molecolare, non mi voglio attaccare a queste parole. Queste parole sono solo parole, bisogna trovare il modo per sfuggire a questo ancoraggio lessicale e inventarne di nuove. E quindi chi era lì e che credeva, lo dice Rovatti, lo dice in una maniera molto, cioè ricorda diciamo quell'evento in una maniera molto singolare, molto, molto empatica, chi era lì ad ascoltare si trova spiazzato. Pensava di ascoltare appunto quel tipo di concetti, quel tipo di termini, e invece vede quasi una rinuncia a quei termini, ma una rinuncia in vista di qualche cosa che ancora non c'è, che ancora è indeterminato, ma c'è sicuramente la potenza verso qualche cosa di nuovo. E appunto poco dopo poi incominceranno a uscire i saggi, alcuni saggi che poi comporranno Mille piani. Ora, l'Antedipo è stato un successo immediato. Immediato, dopo pochi giorni dall'uscita era già finita la prima edizione. Mille piani è stato un flop. Mille piani è stato un flop editoriale all'inizio, ma soprattutto un flop dal punto di vista della comprensione. Qualche cosa ormai purtroppo a livello proprio diciamo della storia era andato perso. Quel tipo di elaborazione concettuale che Mille piani esprime forse diventa anacronistica nel 1980 quando esce il libro. Eppure che cosa succede? Che cosa annunciava Mille piani? Che tipo di armi concettuali metteva in gioco Mille piani? Forse è qualcosa che, diciamo, in maniera molto silenziosa è andato maturando negli anni, anche grazie a interpreti, anche grazie a chi politicamente ha speso la propria vita utilizzando quei concetti. Ebbene, qualche cosa piano piano ha continuato a esistere, ha continuato a esprimersi, e arriviamo ad oggi che forse alcuni concetti di Mille piani sono finalmente decisivi. E mi riferisco innanzitutto al concetto di microfascismo. In Mille piani il microfascismo non è tanto il fascismo storico, non è tanto il fascismo delle destre, ma è qualche cosa che abita ciascuno di noi, che può esprimersi in ciascuno di noi in qualsiasi momento. Una riflessione su il nostro sempre possibile divenire fascista nei confronti degli altri, nei confronti di chi non è come noi, questo tipo di riflessione io credo che oggi sia dirimente, sia centrale. Cioè comprendere che siamo sempre a rischio di una deriva fascista all'interno delle nostre prese di decisione, all'interno dei nostri stessi desideri. Per arrivare a questo tipo di inquietudine e per comprendere il rischio, chiaramente c'è bisogno di un altro concetto, che è quello di micropolitica, che non ha a che vedere con la politica rappresentativa, con la politica parlamentare, ma ha a che vedere ancora una volta con qualche cosa che si agita dentro di noi, ma soprattutto tra di noi. La micropolitica sono le relazioni che viviamo quotidianamente, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire e anche quando sogniamo. Tutto questo oggi, se pensiamo al nostro rapporto con le reti sociali, con i social network, al nostro rapporto di fronte a quello che avviene nel mondo, a questa polarizzazione sistematica dell'opinione, dove gli eventi ci vengono presentati attraverso la televisione, attraverso le reti sociali, come già allestiti. Bisogna soltanto scegliere da che parte stare con gli uni o stare con gli altri. Questo è un irrigidimento fortissimo della micropolitica. Il fatto che tutto si cristallizza, si ipostatizza, e quello che ci rimane è soltanto dire sì o no, premere un pulsante o non premerlo, 1-0. E allora lì un altro tema interessante di Mille piani, che è stato ripreso però chiaramente nel senso peggiorativo, quello di pop filosofia. La pop filosofia è Deleuze a nominarla per la prima volta, ma la pop filosofia non è poi fare il libro su Harry Potter o su qualsiasi altro romanzo per giovani, non c'entra niente, ed è lì la creazione concettuale che diventa importante. La pop filosofia è a partire dai problemi vissuti dalla gente, in quel senso, ai problemi vissuti a livello popolare, fa sì che la filosofia si interessi di quei problemi e scavi le proprie fondamenta su questo tipo di sintomatologia, sui problemi vissuti quotidianamente, e da lì elaborare un concetto degno, come avrebbe detto Deleuze, degno di ciò che accade. Questo pop sta proprio per popolare, nel senso della necessità popolare, e non lo spettacolo,
per il popolo, lo spettacolo che diventa pop, no? E un altro testo fondamentale che ci aiuta forse a comprendere quello che sta avvenendo oggi è un testo del 1990 di Deleuze, Il postscritto sulle società di controllo. Nel 1990 nemmeno esisteva a livello pubblico il web, internet era soltanto ancora diciamo nella sua dimensione militare, non era ancora diventato pubblico. Deleuze immagina già un mondo che attraverso un controllo digitale ci fa diventare meri aggregati di dati, quello che Deleuze definisce il individuale. Non siamo più individui, siamo dividui o individuali, ovvero siamo aggregati di dati che poi finiscono in banche di dati e che quindi diventiamo totalmente calcolabili in anticipo dal punto di vista dei nostri desideri, delle nostre pulsioni, del nostro modo di vivere. Ecco di nuovo come il controllo, Deleuze incomincia a vedere che questo tipo di controllo cibernetico va a colpire la micropolitica, va a colpire le nostre relazioni. Quindi un controllo che non è più la disciplina di Foucault, quindi un controllo che non è più in qualche modo coercitivo, non si basa più su una repressione, non è un potere repressivo, ma è un potere appunto che lascia fare, che lascia che le persone desiderino, si comportino, siano libere, ma in maniera chirurgica modula questi stessi comportamenti, questi stessi desideri, e li modula fino al punto appunto in cui oggi arriviamo, in cui ormai possiamo soltanto dire sì, no, sto da questa parte, sto da quell'altra parte, e ci sentiamo liberi di esprimerci, liberi di prendere una decisione, quando in realtà tutto è stato allestito, modulato in precedenza. Quindi siamo distantissimi dall'antiedipo, assolutamente, ma c'è qualche cosa tra l'antiedipo e noi, il nostro presente, che io vedo incarnato in Mille Piani, in questo grande flop diciamo editoriale e se vogliamo politico quando è nato, che secondo me rimane ancora vivo e che deve essere, per arrivare al punto che sollecitava Sara, macchinato. Deleuze diceva del libro dell'antiedipo dovete trattarlo come una macchina, fa passare qualcosa, se funziona bene, se non funziona cambiatelo, prendete un altro libro. Non è importante interpretare, andare a capire che cosa abbiamo veramente voluto dire, è importante usarlo nel presente, usarlo politicamente nel senso forte del termine. Bene, non possiamo forse più farlo con l'antiedipo, possiamo farlo con Mille Piani, possiamo macchinare Mille Piani nel presente, così come Deleuze lo ha fatto con gli autori. Infatti quando uno dice ma il Bergson di Deleuze non è Bergson, il Kafka, bellissimo libro su Kafka, non è Kafka, se parliamo con qualsiasi teorico della letteratura, qualsiasi critico letterario, dice no, ma Kafka di Deleuze e Guattari, non c'è Kafka. Lì è la macchinazione, è rendere mostruoso un pensiero, mostruoso non nel senso che è brutto, mostruoso nel senso che non ha più i connotati classici, i connotati con i quali noi normalmente riconosciamo un autore. Macchinare, una macchinazione dei testi che Deleuze diciamo intraprende grazie a Nietzsche, però questa è tutta un'altra storia, quindi mi fermo perché magari ho parlato troppo anche questo. No, anzi, io ero molto felice appunto di questa tua di questo tuo intervento sulla macchinazione, perché ci dava appunto anche la possibilità di comprendere, no, questa particolare modalità di lavorare con la storia di filosofia di Deleuze. E poi, sì, e poi mi è parso davvero molto interessante il fatto che tu abbia deciso, no, per rispondere a una domanda sull'antiedipo, che Deleuze e Guattari avevano pensato come un libro rivolto ai bambini o ai ragazzini, che tu abbia appunto deciso di passare per la pop filosofia, citando appunto alcune operazioni che di fatto invece proprio tradiscono questo tipo di metodologia. Allora io raccoglierei appunto un'altra domanda che si era manifestata in precedenza, e poi se ce ne sono altre appunto arriva un microfono dal retro. Perfetto. Se ce ne sono altre le raccogliamo tutte e poi cerchiamo appunto di sintetizzare e chiudere. Prego. La mia è una domanda infinitamente più modesta del professor Bertozzi, ma no, e poi volevo fare una piccola osservazione in premessa, c'è questa cosa stimolante. Deleuze è un autore stimolante e irradia stimoli. Lei ha detto che le vite dei professori sono raramente interessanti, e allora, passato brevemente in rassegna, mi è venuto in mente un controesempio, Giuseppe Tucci, che è un tibetologo,
lavorato per i servizi segreti, col facchiero di Ibi, ha avuto, vabbè, insomma, questa è una cosa, vabbè. No, la domanda poi è la piega. Io la piega quando devo, la piega. Ecco, spero che si senta. Ho detto, la piega mi ricorda qualcosa. Mi ricorda la teoria delle catastrofi di René Thom, che fu una teoria piuttosto ambiziosa e a mio parere, siccome io vengo da quell'angolo, ho fatto il matematico per un pezzo della mia vita, che è una teoria della morfogenesi, in biologia, anche in filosofia, in linguistica. E mi chiedo, ma insomma, si sono parlati Thom e Deleuze, oppure c'era questa temperie per cui girava questa piega che questa è la domanda. Allora, io rispondo. Molte grazie. Vediamo se ci sono altre domande. Raccogliamo un'altra, così poi sintetizziamo. Domanda politica, diciamo. Deleuze negli anni 70 diviene il filosofo di tutti i movimenti che si esprimono in quegli anni fino al 77, il massimo di, diciamo, della sua anche espressione secondo tanti, e il suo pensiero, che è quello che voi avete descritto, è dirompente, ed è dirompente, ma diventa questa questione della creazione del pensiero, creatività del pensiero che deve avere, diventa proprio il soggetto che adoperano i movimenti per cercare di forzare la mano e di cambiare una società che non andava più bene secondo questi concetti. Viene in Italia spesso, insieme con Guattari, insomma, diventa veramente. Dall'altra parte, il Partito Comunista è quasi fermamente contrario all'ipotesi di prendere in considerazione il pensiero di Deleuze. E questo è stato una, soprattutto per quello che lui aveva detto del pensiero di Marx e della non più attualità del pensiero di Marx, nel senso che la società era cambiata e bisognava che il pensiero di Marx venisse elaborato, macchinato forse, definitivamente spostato in avanti rispetto a quelli che erano. Il nuovo capitalismo, che lui diceva, è già cambiato. Non possiamo più fare i conti con quel capitalismo, dobbiamo fare i conti con questo capitalismo che cambia, muta in continuazione e ci renderà in qualche modo schiavi fino alla fine, ecco, perché muta più di quanto noi non riusciamo a seguire il suo mutamento. Ecco, questa cosa io credo che Deleuze l'abbia mantenuta fino alla fine, cioè lui dalla sinistra tradizionale classica è stato sempre quasi squalificato, no? Un pensatore non tanto estremo, ma proprio estremista, nel senso che i suoi concetti, poi la ripresa della psicanalisi, insomma, non potevano essere quelli, soprattutto per quello che pensava lui, per esempio, del lavoro e della lavorazione del lavoro, che del pensiero sul lavoro, che era ancora quella marxista classica. Ecco, tutte queste cose ad oggi mi pare che siano cambiate completamente e il capitalismo è ormai impalpabile, cioè c'è, continua a dominare, ma è impalpabile proprio perché forse non è stato fatto seguire un pensiero critico come Deleuze avrebbe voluto. Ecco, questo era un po' quello che mi... pensate che sia così? Di recente ho sentito dire, per esempio, una cosa che io non sapevo, che il suo pensiero, i suoi libri non sono mai stati tradotti in inglese in Europa, ma la traduzione dei suoi libri è stata fatta in Australia. Tanto era la, diciamo, la distanza, esatto, e anche la non volontà di prendere in considerazione quel pensiero. Questo mi pare che sia veramente un modo di tentare di mettere un filosofo da parte quando da parte non lo si può mettere. C'è ancora una domanda in fondo, poi direi di fermarci un attimo perché altrimenti poi forse esauriamo il tempo. Sì.
sì, non so, credo che abbiamo più o meno un quarto. Buonasera a tutti e grazie per la bellissima esposizione che avete fatto. Io sono venuto perché amo molto la filosofia, la studiavo volentieri a scuola, eccetera, ho portato anche l'esame di Stato, eccetera. Però dico la verità, di questo personaggio non so proprio niente. Ecco. Allora, supponendo che voi siate professori e io sono studente che sto facendo il corso di filosofia, a me piace inquadrare le cose, avere la chiarezza nella testa. Questo Deleuze, si pronuncia così? Sì. Ecco. Di che categoria fa parte? Categoria religiosa oppure atea? Ok? È per il capitalismo o è per il proletariato? Secondo. Poi un'altra cosa che mi interesserebbe molto sapere è, visto che voi siete immersi continuamente nella filosofia, io invece l'ho dovuta trascurare per motivi di lavoro, eccetera, riusciamo ad affrontare questo nuovo nemico che sta venendo avanti, che è l'intelligenza artificiale? A me fa molta paura, dico la verità. Chiamiamolo robot. Ecco, l'unica cosa che mi consola è che mi può aiutare, io ho lavorato in ospedale, l'unica cosa che mi consola è che mi può aiutare un chirurgo nel fare un intervento estremamente difficile, estremamente complesso, eccetera, eccetera. Ma al di fuori di quello non ho bisogno che lui mi faccia il caffè, che me lo porti, che mi apra la porta, eccetera, eccetera. Poi un altro problema che mi sta molto a cuore, siccome ho due nipoti che stanno crescendo, ma la filosofia ci può aiutare ad arginare questo crescendo di consumi di droga, di alcol, eccetera? Lo vedete anche voi come lo vedo io? Io sono un nonno, io vedo questi ragazzi che sono veramente disorientati, sono sbadati, sono cosa, e confronto dico, ma le chiese rumene, le chiese orientali che abbiamo qui a Ferrara sono stracolme di credenti. Ecco, le nostre al massimo arriviamo a 10, 25, 30 persone nelle sante. Cioè la filosofia, veramente, io credo molto nella filosofia, come credo molto al binomio, perché io ho iniziato la mia vita essendo un insegnante elementare, ok? Io credo molto che la gente debba mettersi a studiare la storia seriamente, ma seriamente, altrimenti non saremmo arrivati al giorno d'oggi che abbiamo tornato a mettere i fascisti al governo. Ecco, allora, studiare la storia con serietà e a braccetto di una filosofia sana, equilibrata, eccetera, senza estremismi, eccetera, sarebbe il sogno della mia vita. Grazie. Grazie, grazie mille. Le chiedo scusa, però purtroppo abbiamo 10 minuti, abbiamo 3 domande a cui rispondere, e altrimenti non riusciamo a fare. Procediamo spediti. Vai. Allora, partiamo con la domanda su Leibniz. Domanda su Leibniz molto interessante. Il libro di Leibniz è sicuramente del 1988. È uno dei più complessi di Deleuze, la piega Leibniz e il barocco, è risultato di un corso che Deleuze aveva tenuto a Saint-Denis, che è proprio il suo ultimo corso universitario, 1987-88. Sì, ha a che fare con René Thom, ha a che fare con la matematica, perché l'ultimo Deleuze, ma anche prima, si è sempre interessato alle scienze, ecco, no? Tra gli autori citati c'è Thom, c'è anche Michel Serre, e l'interesse di Deleuze per la matematica non è banale, nel senso che lui aveva come modelli un matematico che si chiamava Jean Cavaillés, che è morto durante la resistenza nella seconda guerra mondiale, e un altro che si chiamava Albert Lautmann,
che è un matematico francese, anche lui è morto giovane, e sono i suoi due punti di riferimento. In particolare si interessava alla teoria degli insiemi, è vero? Cioè la teoria degli insiemi, ci sono anche tanti, il calcolo differenziale, gli integrali, sono tutti termini che si trovano dentro la filosofia di Deleuze. Certo, sì, questa parte matematica sì. Poi le dico anche che un paio di mesi fa è uscito un libro in italiano che si intitola Deleuze e la matematica, in cui vengono ripresi tutti, Andrea Colombo, dell'Università di Padova, vengono ripresi appunto tutti gli aspetti, diciamo tutti i testi in cui Deleuze fa dei riferimenti alla matematica e diciamo, adesso io non sono uno specialista dell'ambito, però i matematici ritengono che comunque siano plausibili, diciamo, non sono delle buttade, ecco, quindi è importante questo aspetto, fatto bene ad evidenziarlo, perché proprio la piega, secondo Deleuze, è un concetto che si può trovare in matematica, si può trovare in tanti ambiti, Allora, cito soltanto una pagina del nostro libro, un'intervista che Deleuze aveva rilasciato proprio in concomitanza con l'uscita del Leibniz, e diceva: la piega è un ottimo concetto filosofico perché oggi viviamo in un'epoca in cui nelle scienze la fisica delle particelle ha aperto l'ipotesi che la materia non sia composta di granuli ma di pieghe. L'astronomia ci descrive un universo fibroso. La biologia molecolare e l'embriologia hanno iniziato a considerare l'organismo come il teatro e l'agente di ripiegamenti endogeni. La genetica ci parla della doppia elica. Ovunque si afferma la nozione di tessitura, anche all'interno delle arti, la pratica della piega e del ripiegamento. Nell'arte informale incontriamo le tessiture e le forme piegate, Paul Klee e tanti altri autori. Nella letteratura abbiamo la piega in Mallarmé e in Micaud, e anche nella musica, perché Pierre Boulez aveva scritto un'opera che si chiamava Pli sur Pli, piega su piega. Quindi dice, la piega è un concetto operativo, completo, che non riguarda soltanto la filosofia, ma interseca anche gli altri piani e gli altri saperi. Quindi è per quello che lui scrive un libro dedicato a Leibniz, che è complicatissimo questo libro, diciamolo subito, perché per leggerlo bisogna conoscere perfettamente il pensiero di Leibniz. E non solo. E quindi è problematico, anche quello di Whitehead, perché esatto. Poi lui mette in relazione Leibniz e Whitehead. Comunque, grazie della... appunto inizia come matematico Whitehead. Esatto. Lì, no? Non a caso ritorna tutto. Grazie. Paolo? Sì. Benissimo. Beh, intanto le vite dei professori sono veramente interessanti, non lo dico io, l'ha detto Deleuze. È una citazione di Deleuze. Però raramente, quindi qualcheduna interessante c'è. A mio giudizio ha più ragione lei di Deleuze, nel senso che quella di Deleuze era una sorta, cioè parlava di se stesso in qualche modo, no? Mentre chiaramente il contraesempio che ha fatto lei è perfetto e ne possiamo trovare migliaia, no? Quindi darei più ragione a lei che a Deleuze in questo caso, assolutamente. E invece per quanto riguarda appunto la ricostruzione che lei ha fatto, che mi pare perfetta, diciamo, del rapporto tra il pensiero filosofico-politico di Deleuze e la politica in Italia, diciamo in quell'arco temporale che va appunto dagli anni 70, diciamo, in sostanza, perché Deleuze si avvicina alla politica quando è a Lione, insegnante di filosofia morale, vede gli studenti che diciamo agitati da qualche cosa di frizzante, e si interessa in maniera anche curiosa, senza mai prendere la parola, solo per ascoltare. Poi confesserà questo a un suo studente, Richard Pinassi, dirà: guarda, io ho scoperto la politica a Lione nel 68. Quindi appunto il 68, cioè Deleuze arriva dopo il 68, e sono gli anni 70, come lei ha ben ricostruito. Allora, c'è da dire una cosa. Beh, tanto sintomatico è il fatto che Cacciari nel 78 scriva un articolo in cui critica radicalmente Foucault, Deleuze, Guattari, e quell'articolo vale secondo me come una specie di anatema, diciamo. Lo sta dicendo agli intellettuali in Italia, sta mostrando dei rischi che sono anche rischi veri, se vogliamo, erano rischi effettivamente veri, perché quello che professavano Deleuze e Guattari, cioè desiderio così libero, messo appunto in un campo sociale come era quello degli anni 70, poteva condurre a cose molto molto diverse, no?
per dire poco. Ora, perché ho detto asintomatico? Perché in realtà, cerco anche di avvicinarmi all'ultima domanda spiegando un attimino che tipo di filosofo era Deleuze. Beh, intanto Deleuze ha sempre dichiarato di avere un grande nemico, non come autore, ma come sistema di pensiero, la dialettica. E se pensiamo che il marxismo comunque nelle sue più ampie versioni comunque si affida in un certo modo a un pensiero dialettico, quindi fatto che mette le contraddizioni diciamo al cuore della società e del movimento stesso del pensiero, un autore che ripudia radicalmente la dialettica e si fa fautore di una filosofia della differenza in quel momento lì, forse diciamo che si chiude le porte da solo rispetto a un tipo di politica rappresentativa. Quindi secondo me il tema dell'essere contro la dialettica fa sì che Deleuze non venga metabolizzato all'interno del discorso politico rappresentativo. Pensiamo ma anche all'interno, se vogliamo, del discorso più militante. Pensiamo alla diatriba tra Badiou e Deleuze, Badiou maoista, che reputa questo tipo di affermatività della differenza e del desiderio una sorta di fascismo. Scriverà un testo che si chiama Il fascismo della patata, nel senso che il rizoma, la patata è un rizoma, e vede in questa immagine del rizoma come appunto una macchina che concatena e si concatena con altre cose. Badiou vede il movimento anarco-desiderante, ovvero una possibile deriva verso anche il fascismo. Quindi non solo rispetto alla politica rappresentativa, ma anche rispetto alla politica anche più radicale, Deleuze incontra, diciamo, degli ostacoli grandi. Un altro tema, Deleuze è un filosofo, se vogliamo, innanzitutto nietzscheano, quindi uno dei più grandi riattivatori del pensiero di Nietzsche nel Novecento. E anche questo, diciamo, mettere Nietzsche negli anni 70 come forse il filosofo principale di questo movimento della differenza poteva, diciamo, creare ancora più rischi, diciamo, dal punto di vista politico. Ora, per quanto riguarda il fatto che le opere di Deleuze tradotte in inglese abbiano, diciamo, questa ascendenza australiana, in realtà è perché Ian Buchanan, che appunto lui è australiano, ha fondato i Deleuze Studies ed è riuscito negli anni a creare una rete immensa, planetaria, di studi su Deleuze, chiaramente partendo proprio dall'Australia. Però c'è anche da dire che Brian Massumi dal Canada, e c'è da dire che in realtà la rivista Semiotext, creata da Lottinger, è una rivista che nasce a New York, nasce negli Stati Uniti negli anni 70, nel 73, e l'idea di questa rivista era che forse in quel momento storico fossero proprio gli Stati Uniti a essere più preparati a ricevere il pensiero di Deleuze rispetto all'Europa. Quindi in realtà il tentativo c'è stato. Quindi appunto diciamo che un po' quello. Poi appunto in realtà le traduzioni, di nuovo ho finito il tempo? No. Cosa, non ho capito. Ah sì, ti lascio così. No, poi appunto le traduzioni in inglese in realtà poi, cioè, sono anche di altre case editrici, non solo. Però è evidente che il lavoro di Ian Buchanan è qualcosa di enorme, è riuscito davvero a tessere una rete planetaria e dall'Australia. Sì. Grazie. Va. No, perché metto due minuti. Ah, no, c'è. Sì. Sì. Ma a me sembra di aver già risposto ampiamente dicendo le cose che ho detto. Vedi cosa succede? Dicendo questo tu rientri nel discorso che ho fatto. Allora, stavamo dicendo che Deleuze è stato un punto di riferimento per la sinistra extraparlamentare italiana. Quindi diciamo che tra essere capitalista o essere per il proletariato, diciamo che è più vicino al proletariato da questo punto di vista. Come? Ho detto esattamente quello poco fa. Ho detto che il problema è stato che evitando la dialettica, Deleuze si è attirato comunque una serie. No, perché
No, assolutamente no, non c'è bisogno della dialettica perché si possa diagnosticare qualche cosa come una proletarizzazione o si possa definire qualche cosa come il proletariato. Non abbiamo bisogno della dialettica, è lì il punto. Per definire il proletariato, sono classi. La lotta di classe, cioè bisogna vedere come la intendiamo e bisogna vedere che strumenti utilizziamo per farla. Infatti il tentativo di Deleuze è stato precisamente quello, cioè evitare un certo meccanismo del pensiero basato sulle contraddizioni, quindi tesi, antitesi, sintesi, dove la contraddizione è l'elemento fondamentale, okay? Invece che pensare la società come, come intessuta da contraddizioni, ha incominciato a pensare marxianamente la società come qualche cosa che cerca di impedire non tanto lo sviluppo della contraddizione, ma di impedire i flussi rivoluzionari che necessariamente la attraversano. Questa è la differenza tra un pensiero dialettico, che appunto vede nella contraddizione il punto fondamentale, e un pensiero che evita la dialettica e che vede come il desiderio è immediatamente rivoluzionario, la rivoluzione è lì, bisogna soltanto trovare il modo affinché questi flussi rivoluzionari non vengano catturati da un pensiero che alle volte si basa sulla contraddizione, ma vengano sviluppati, espressi, emancipati. E quindi un flusso rivoluzionario è un flusso che necessariamente attraversa il proletariato, ma non ha bisogno di una contraddizione dialettica per esprimersi. Quindi diciamo questo un po'. Quindi, sì. Sì. No, non sono elementi di una dialettica perché non vi è una contraddizione tra i due termini. Sono due termini che coesistono necessariamente. Non c'è la contraddizione. No, la dialettica, la contraddizione significa che le due è cose rappresentazione. Assieme... No. La dialettica sta dentro un pensiero rappresentativo in cui ci sono dei soggetti portatori della verità della storia. Deleuze non crede questo, non crede che il proletariato sia per definizione una categoria rivoluzionaria, ma che ci siano dei flussi che attraversano gli individui e li creano, no? Li spaccano, spezzano gli individui. Sono flussi di desiderio. Cioè questa è pensare in maniera molecolare, non in maniera molare, cioè non pensare alle macro categorie, ma pensare a partire dalla micropolitica. Cioè è un'inversione, no? Cioè un'inversione del modo di pensare alla politica. Infatti la sinistra italiana non accettò questa proposta, no? Perché rimane legata al pensiero rappresentativo classico di cui il marxismo fa pienamente parte, insomma, no? Allora, quando la deterritorializzazione e la riterritorializzazione sono due movimenti complementari, per cui per Deleuze sono complementari, nel senso che una deterritorializzazione necessariamente comporta elementi di riterritorializzazione e viceversa. Ogni volta che qualche cosa si riterritorializza, diciamo che si irrigidisce su un piano, ma questo irrigidimento fa sì che prima o poi questa riterritorializzazione scoppi, salti, vada in frantumi. D'accordo? Ma non c'è bisogno di una contraddizione per fare questo tipo di lavoro, c'è bisogno, diciamo, di pensare in termini, come diceva Filippo, al tempo stesso molari, quindi una rappresentazione, se vogliamo, di classe, e molecolari, quindi dove sotto le classi scorrono le masse, scorrono i flussi. Ora, arrivare a pensare al tempo stesso che ci sono le classi, ma vi sono le masse, e che le masse stanno sotto e innervano le classi, significa che al di sotto delle classi, che sembrano ben fisse, ben stabilite, vi è un movimento continuo, tellurico, che le ridetermina in continuazione. E se noi continuiamo invece a pensare in categorie fisse... Non capiamo niente del mondo contemporaneo, in cui le classi non ci sono più. Esatto. È tutto frazionato, no? È tutto molecolarizzato il mondo di oggi. Dov'è che c'è la classe operaia? Dov'è che ci sono... Cioè non ci sono più questi blocchi, i grandi blocchi non ci sono più. Cioè ci sono sfaldati, è venuto meno, e la politica di oggi è questo, no? Bene, in realtà il discorso è davvero molto complesso ed è un peccato
dovere chiudere a questo punto, ma abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io vorrei ringraziare di nuovo Paolo Vignola, Filippo Domenicali e tutto il pubblico, ricordarvi che il libro Deleuze, Filosofia di una vita, edito da Carocci, è in vendita presso la libreria Sogna Libro di via Saraceno, ma anche nel banchetto in fondo alla sala, che presso il quale potete consultare il libro e anche acquisirlo. Grazie ancora. Questi ed altri dibattiti, appunto, sono possibili grazie a questo pensiero ancora così vivo. Grazie a te, Sara.